Teatro Sistina, Fioretta Mari, nel ruolo della contessa in Vacanze Romane. Beh, l'emozione è grande perché il mio ritorno in questo teatro è particolarmente tenero. L'ho lasciato qualche anno fa, una ventina di anni fa, con un trionfo, con Nino Manfredi, in Parole d'amore parole, e avevo promesso a Nino di ritornare al Sistina solo con qualcosa che mi desse tanto amore. Più amore per Serena Autieri, che è una figlia per me, è stata una mia allieva, mi ha chiamata. Io ho lasciato tutto, ho lasciato l'America, ho lasciato un film da protagonista, ho lasciato tutto per venire qua. Sono emozionata. La sera della prima credo che piangeremo, il 21 ottobre, ricordiamo. È veramente un sogno quando il teatro è fatto con amore. Beh, poi Vacanze Romane è una sua tradizione, la regia di Garinei nel 2002, quindi voglio dire, tornare con Vacanze Romane è una cosa meravigliosa. Anche perché è tutto nuovo, specialmente il mio inserimento è completamente una follia, perché appunto, era tutta un'altra cosa. Il ruolo della contessa è diventata una cosa tipo le commedie, i musical americani, le cose, sai, io le ho doppiate queste attrici meravigliose, per cui è una grande emozione e lo spettacolo è straordinario. Serena è di una bravura. Che sei una, giudice perfetta. Sono una giudice molto... e ti dico che avrete grandi sorprese dagli attori, dai ballerini, sono strepitosi, sì, le ma coreografie. Ma la contessa, adesso a parte che abbiamo detto... Beh, Conticini è straordinario, Laura è straordinaria. La contessa cosa fa sul palco? La contessa è una... di quelle donne rigide. Rivoluzionaria? No, è talmente rigida che poi quando crolla fa tenerezza, perché crollerà. Perché crollerà? Per amore? Ai posteri l'ardua sentenza. Ma che amore? No, i sentimenti non c'entrano. No, lei è una donna tutta presa dall'educazione verso la principessa. Che cosa accadrà di grave? Non lo diciamo. Una cosa... Mamma non mia, diciamo, non avete... Non diciamo, vero, ma che Serena? Diciamo? Venite a teatro. Venite a teatro. Dal 21 al? Dal 21 ottobre al 15 novembre, Teatro Sistina. Venite, perché noi vi aspettiamo. Serena Autieri, Paolo Conticini, Laura Di Mauro, Fioretta Mari e Fabrizio poi... Giannini. Tantissimi. E un corpo di ballo... 20 ballerini, vero? No, Bill Goodson, ragazzi, uno dei più grandi coreografi del mondo, le scenografie del premio Oscar, Gianni 40, la regia di Luigi Russo, i costumi della Frattorillo, la Iaia Fiastri ha scritto... Strepitoso. Che cosa devo dire? Spettacolare, spettacolando saluta un... Spettacolando saluto e vi dico che questo mestiere si può fare solo così, volendosi bene, se no state a casa. Grande Fioretta! Ciao!